strategia che un po' a livello di paese si è implementata sul PNRR vede varie missioni. La missione 6, quella per la sanità, vede un focus particolare sulla missione 131, quella del fascicolo sanitario elettronico. Non è una missione, è una componente da vedere in modo univoco, verticale, va vista in modo trasversale. Perché? Perché si avvicina, a tante altre missioni e si avvicina a tante altre componenti. Faccio degli esempi. Se parlo di sanità connessa, è un elemento fondamentale della missione 1, serve per portare connettività a tutte le strutture sanitarie affinché possano poi erogare quei servizi di sanità digitale che si trovano invece a livelli più alti, come in questo caso il livello 7 della pila ISO-OSI, che è quello relativo alle applicazioni. Ovviamente non vale solo per questo, vale per l'identità digitale. Parliamo di 32 milioni di utenze SPID, quindi per l'accesso al fascicolo. Parliamo, di una piattaforma di deleghe a livello nazionale che potrà essere utilizzata anche dal fascicolo sanitario elettronico. Parliamo di un PSN, quindi un polo strategico nazionale che ha anche in questo caso una finalità di garantire la sicurezza, garantire dei livelli di servizio che possono essere degli elementi funzionali per portare a casa poi un risultato complesso come quello di diffusione del fascicolo sanitario elettronico per uso cittadini e per uso professionisti sanitari.